ragazzi, sono stagionale Better sul mio canale. Francia-Belgio, ieri ho preparato, ho perso 4-1. Avete votato voi il sondaggio, avete scelto di votare Belgio. In più di 60 persone avete votato Belgio. In quasi 20 avete votato Francia. Quindi ragazzi, verrà fuori ciò che verrà fuori, ok? Va bene. Sono arrabbiato perché ho appena giocato 4 partite della carriera. Lasciamo perdere, ragazzi. Non so quale script oggi ci tirerà fuori FIFA. Lasciamo perdere. La formazione è questa qui. Anzi, lasciamo Chad lì dov'è. Ci metto Dembélé, che magari speriamo faccia un po' di più. Chad lo portiamo in panchina al posto dell'inutile boiata. Andiamo a giocarci questa semifinale. Quarta volta sia per la Francia che per il Belgio. Francia è la seconda volta che ci giochiamo contro, l'altra volta con l'Argentina abbiamo battuto 3-2, quando FIFA era ancora decente non ti faceva i glitch di script, e usando la Francia abbiamo vinto 3-0 sia con la Danimarca che con Uruguay. Belgio è la terza volta che giochiamo insieme, ci abbiamo vinto 1-0 con l'Inghilterra, e abbiamo vinto anche sempre usando il Belgio 3-2 con il Giappone. Abbiamo azzeccato il pronostico, guardate a guardare il video, e abbiamo anche usando Brasile abbiamo battuto 4-2 il Belgio. Poi sapete che non è finita così, però almeno due gol del Belgio, ragazzi, li avevo beccati con, cioè, tra cui uno di De Bruyne, finale contro i padroni di casa. Il bis arrivò 4... Vediamo, ragazzi, quali glitch appunto e script da riservarci oggi FIFA, perché ragazzi sta attraversando un momento che veramente è diventato insopportabile a livelli disumani FIFA. Guardate il pronostico di Brasile-Messico per averne un'idea, ragazzi. Cioè, bisogna porre dei limiti a volte, bisogna veramente porre dei limiti, perché se no non è possibile veramente fare certe cose. Esempio palese, fa una partita con Napoli-Borussia Dortmund di Champions League, semifinale di andata, giochi fuori, fai tutta la tua partita, vinci 2-0, non chiedi niente a nessuno, non becchi un tiro in porta, all'84esimo ti becchi il rigore contro, ti fanno gol, c'è la ripartenza, cioè tu batti, ti levano palla, fanno gol, glitch 2-2. Queste, ragazzi, sono le cose che io spero di non trovare su FIFA 19, se no veramente io vado alla sede della EA e faccio del casino, perché non è umanamente possibile assistere a certe cose. Perdi 1-0 col Milan, ci sta, ma con 20 tiri in porta, 3 non ci sta. Ci sta una volta su 1000. Perdi 4-1 con la Lazio, vabbè. Formazione della Francia: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez. Quello su 10 è Mbappé, esterno destro, Pogba, Cantetto lì sopra, Griezmann, Giroud, Matuidi, Lemar, Fekir, Dembélé, Kimpembe, Mendy e Mandanda in panchina. Perdi 4-1 con la Lazio, con tripletta di Immobile, quando tu hai Buffon in porta. Vabbè, insomma, ci lasciamo stare, ragazzi. Se nel Belgio, l'avete vista, ve la rileggo, Courtois. Poi Meunier deve fare il compa di Vertonghen. E Fellaini, Witzel, Dembélé, De Bruyne, Lukaku, Hazard, Mertens, Bacciuoli, Hazard, Telemann, fratello, Tielemann, Vermaelen, Chadli e Mignolet in panchina. Chadli sicuramente, ragazzi, entrerà in qualche modo nel secondo tempo. Vediamo, ragazzi, di perdere anche questa partita. Buona partita a voi, non a me. Parendo subito per Griezmann, ecco la Francia subito all'attacco. Abbiamo finalmente fatto un tackle in difesa, non ci credo. Che tanto riprendiamo subito, perché ora ci hanno da fare gol. Parla per Lukaku, Fellaini, Dembélé da fuori e arriva Lloris. Addirittura intercettata da Hazard, pensate un po' ragazzi, pur di non farla entrare, la fanno intercettare dal compagno, va bene. Parla per Giroud, niente, cioè veramente qua la difesa, difesissima ragazzi, difesissima. Cioè quella del Milan, ragazzi, li fa nulla. Calcio d'angolo, ovviamente un'altra volta, perché non c'è. Figurati, si danno una rimessa al fondo. Qua Kanté, che è diventato Neymar con i dribbling, basta solo, si butta a terra e chiede un rigore, e così si becca 1-0 tra pochissimo con Giroud. Va bene.
Guarda qua, Pogba fa quel che vuole! Fa quel che vuole! Fa quel che vuole, Pogba! Dribbla, finta, passa, fa... Era si chiappa anche il gol. Meunier, Lukaku, Lloris. Sarà calcio d'angolo a favore del Benfica. Almeno c'è l'angolo, almeno quello. Che ovviamente non va da nessuna parte, addirittura fischia la fine. Beh. Almeno primo tempo abbiamo avuto soddisfazione con un tiro in porta più di loro, perché ovviamente è sempre così, di non prendere gol. Almeno per ora. Vediamo adesso quanto ci vuole al gol della Francia. Prova a salire la Francia. Comoda uscita del portiere. Beh, esce. Bravo Courtois, finalmente ha fatto una parata. Che si possa chiamare parata. Lukaku per Hazard. Lloris. Non si passerà mai. Non si passerà mai. Colpo di testa, Fellaini, ancora Lloris. Adesso approfitto che non è un punto che taglierò, tiri in porta 4-1 per il Belgio. Adesso voglio vedere con che coraggio FIFA vuol far fare gol alla Francia. Sono Mbappé! Data bene, eh! Data benissimo! Hazard! Per Fellaini! Witzel, chi è? Fellaini! 1-0. Gol di Caparezza. Gol di Caparezza, 1-0. Ragazzi, non è possibile. Ora, comunque, ragazzi, abbiamo 5, tiri in porta 1. Li sto contando nel frattempo. Voi credete che la partita finisca qui? No. Questo, ragazzi, è solo l'inizio. È la parte bella del tutto brutto. La possiamo chiamare la parte bella del tutto brutto. Perché adesso, ragazzi, sti qua, sti mangia baguette, ci veramente metteranno le corde per tutto il resto della partita. Qui non si fa difesa oltranza, almeno quello è l'unica cosa che possiamo fare. Ovviamente vuole il fallo, perché lo vuole, e c'è il calcio di punizione per la Francia. E questa sostituzione per lui può essere utile. Ci sono metri a disposizione. Lui però la mette dentro, la palla rimane lì. Oh, avete fatto qualcosa di utile per la comunità? Facciamo due cambi, perché sennò, ragazzi, qua veramente va a finire male. Facciamo entrare tanto Chadli per Dembélé, glielo ha promesso. Anche se non potrebbe, non è il suo ruolo. E devo mettere Mertens da qualche parte. Può fare attaccante. Facciamo il 4. Oddio, ragazzi, che posso fare? 4-4-2. Perché, eh sì. Due, Hazard e Lukaku, De Bruyne, centrale Chadli, Fellaini, metto Mertens. È l'unico cambio che... Cioè, l'unico modo in cui possiamo giocare il resto della partita. Mertens da fuori, niente ribattuto. Allora Witzel, De Bruyne, prima di rifare gol ci vorrà Gesù Cristo. Calcio di d'angolo dentro la palla che torna da dove è venuta. Vantaggio, ci danno una punizione. Che va a battere De Bruyne. Corto gol! No! Cosa? Volevi! Attacco che svanisce. Witzel. Intervento fondamentale.
ci sono metri per andare. Ma guarda, è possibile che i loro lanci arrivino sempre a destinazione? Hazard in tura rotto, palla che riesce ad essere... Ehi, buona! Bravo Courtois. Una volta che te lo meriti, bravo Courtois. Non faccio accettare Telema perché se si prende... Comunque, Vizzelli avrà a fare gol da fuori, se visto negli episodi precedenti. Hazard, lancialo Mertens. Non ti puoi fare colpa da Hernandez. Mertens, tu... Occhio all'avanzata della Francia. Vai, rigore per la Francia, lo sapevo. Terza partita che gioco di fila, terzo rigore contro. Giallo. Uno prova a spazzare la palla, non ci riesce. E lo sapevo, ragazzi, lo sapevo, rigore per la Francia. Terzo rigore in tre volte contro la Francia, per la Francia. Gol per la Francia, vai. 3. 2-1, lo sapevo ragazzi, lo sapevo che non volevano portare supplementari. Lo sapevo benissimo che ci volevano portare supplementari e ci sono riusciti. FIFA ci riesce sempre, solo che quando la partita la vuoi vincere tu, quello non ti riesce mai. La traiettoria giusta. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Lemar. Sarebbe veramente il colmo tu volessi far fare gol adesso. Una delle ultime possibilità per la Francia che prova ad attaccare. Hernandez. Fallo. Non ho premuto niente e ovviamente gli dà il fallo. Tanto 2.39, voglio vedere i dati partita, che è un punto anche questo che non taglierò, ti importa. 8-4 per il Belgio. Il doppio. Ora si andrà. Buttala via. Ovviamente la prende Hernandez. Si va ai supplementari. Adesso se con 8 tiri a 4 me la vogliono far perdere, ragazzi, io veramente troverete la mia casa che brucia. Mendy, Courtois con una mano addirittura. Si rischia adesso, Hazard, Chadli. Al cross, perfetto, riballa, rimane lì. Tocca ma non blocca, palla ancora in mezzo. Niente, nulla. Niente, no, non ho visto i dati di partita. Ti rimporta 9-4. Aumentano e ti rimporta per noi. E la partita rimane dov'è. Siamo arrivati a Bagno. La mette in mezzo con questo pallone. Riconquista palla intercettando la traiettoria. Vediamo cosa sono capaci di inventarsi i francesi per vincerla. Ecco cosa sono capaci i francesi di inventarsi per vincerla. Un rigore e un errore difensivo. Benissimo. Benissimo, ragazzi. Benissimo. Lukaku, De Bruyne, niente. Nulla. Sarà anche Courtois. Nulla. Niente. Ultima azione per la Francia. Vediamo se fa gol Griezmann di lì. Perde palla. Attenta qui la difesa. Fine dei giochi, ragazzi. Vince la Francia. Lo pubblico perché il risultato che ci sta benissimo. Ma ragazzi, io adesso, cosa avevo detto all'inizio? Anzi, più che all'inizio, al nostro gol di Caparezza. Vi ho detto, questo è un momento bello della vittoria della Francia. Ti rimporta 10-5 per noi. 10-5. Con due tiri in porta, 2 sono andati dentro, da cui un rigore. Che tanto glielo voleva dare. Perché se non avessi premuto niente avrebbe tirato fuori e avrei fatto gol. Ho premuto quadrato per uno spazzamento che avevo già iniziato a fare. Ha beccato la gamba e gli ha avuto dare rigore. Se premo cerchio faceva la stessa cosa perché lo azzoppava. E è andato rigore. Unico tiro in porta del secondo tempo è andato in gol. Io queste cose, ragazzi, io non le accetto. Volevo parlare della punizione dove chi era De Bruyne
sotto porta, ha schiacciato la palla, che ha fatto il pallone, tutto gol, e poi mi sono messo a ridere perché tanto gol non lo farei mai. Ragazzi, questo è FIFA, questo è FIFA. Guardate il video di ZV Jackson, perché FIFA 18 è stato un fallimento, e andate a vedere perché. E andate a vedere perché, trovate tutto l'elenco delle ragioni per cui FIFA 18, ragazzi, è un gioco che secondo me non andrà mai prodotto. Mai più prodotto, perché ormai esiste. Domani, ragazzi, la seconda semifinale, che tanto ormai, se il buongiorno si vede al mattino, anche la sera sarà uguale. Ho allungato il proverbio perché c'è talmente una collera dentro che la metà basta. E andiamo a vedere cosa si inventerà FIFA anche per il prossimo pronostico. Mancano 3 partite, non abbiamo mai perso nella fase di inizio diretta. Arriva adesso chi lui a farmi perdere con il doppio di tiri in porta. 10 tiri in porta, un gol. Loro 5 tiri in porta, 2 gol. Dici il contrario, 10 tiri in porta, 2 gol, 5 tiri in porta, un gol ci puoi anche stare. Ma così no, ragazzi, così veramente no. È inutile, andate a vedere anche le partite precedenti, andate a vedere Brasile e Messico, andate a vedere chi vi pare, andate a vedere quante ce ne aprite il canale, ragazzi, avete tutto quel che vi serve. Sarà così, perché non è una cosa dove ci sbatteremo comunque, ci sbatterete, perché anche voi credo giocate a FIFA 18, giocate a FIFA 18, ci sbatterete continuamente la faccia. È un muro che proprio non si può abbattere, quello dello script e del glitch. Ci vediamo domani, ragazzi, ora mi calmo perché so spacco veramente qualcosa, con la seconda semifinale con l'Inghilterra. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione.